È un luogo tormentato, abbiamo detto un luogo dalla storia difficile, eccezionalmente è stato concesso dallo Stato di Israele l'autorizzazione per Papa Francesco a celebrare, si corona così un sogno anche di Monsignor Cetoloni che lì non ha mai potuto dir messa, però è anche bello vedere come da una prospettiva diversa si può interrompere la tensione, spezzare la tensione e dare proprio una... concedersi un'altra possibilità. In fondo, l'Eucaristia non ha bisogno necessariamente di quelle pietre. L'Eucaristia è stata istituita lì, secondo tradizione, ma poi si celebra ovunque e anche nelle condizioni più difficili. Nell'omelia di Papa Francesco, Monsignor Cetoloni, pensiamo di aver letto tutto il primo anno e 2 mesi di pontificato di Papa Francesco. Tornano delle espressioni come quella di una chiesa che ha la valigia in mano, che esce. Tornano espressioni come quella del servizio. Insomma, a rileggerla tra un po', come faremo, brano per brano, si vede Papa Francesco. È un'impressione sbagliata? No, ogni omelia dovrebbe rivelare la persona che parla. Papa Francesco questo lo ha veramente, lo incarna ogni volta. Parla sempre su... parole bibliche, parla su fatti, ma c'è lui dietro, questo invera quello che lui dice, non della sua persona, ma si fa inverare lui da quella persona, per questo è così capito e accolto ed è così, direi, provocatorio, perché quello che dice, te lo dice come una cosa che è possibile anche a te, che è vera, e questo credo è che è... detto bene la sintesi, ma Papa Francesco ogni volta è la sintesi di se stesso in toto, in quelle poche cose che dice, in un abbraccio che dà, in uno sguardo pensoso, in un sorriso, c'è tutto e questa è la sua caratteristica. Professore, in una intervista pubblicata qualche giorno fa a Monsignor Pizzaballa, intervistato proprio sulla questione del Cenacolo, Giorgio Bernardelli scriveva una cosa molto interessante. Padre Pizzaballa, custode di Terra Santa, dice non è solo un problema di trattati tra segreterie di Stato, Ministero degli Interni e degli Esteri Israele. La eventuale custodia, l'eventuale, tra virgolette, gestione del Cenacolo deve passare prima di tutto per un dialogo tra le parti, con gli ultraortodossi, con gli ebrei ultraortodossi della serie. Non pensiamo che la diplomazia da sola ce la possa fare. È una chiave di lettura molto interessante. È davvero così, la pace in Terra Santa, o almeno la pacificazione di quei luoghi e di quelle pietre, può passare davvero per un incontro vis-à-vis con le parti? Finora mi sembra in effetti che la pace non sia passata per i vertici, perché ci sono stati tanti incidenti, tante guerre, e quindi in effetti occorre che la gente si pacifichi nell'animo, particolarmente tra arabi e ebrei c'è un risentimento molto forte, adesso, a prescindere lo dalle confessioni religiose. Lo abbiamo sentito stamattina anche, tra l'altro. Quindi il primo problema è pacificare questo modo di sentire, insomma, ha perfettamente ragione il padre Pizzaballa, io credo che occorre certamente anche il lavoro delle cancellerie, ma occorre anche un lavoro con le persone, ecco, che poi è quello che ci chiede anche Papa Francesco quando dice chiesa in uscita, dovete andare a parlare con tutti, a parlare ai cuori, è il tema anche di questa ultima omelia, insomma, ecco, naturalmente ognuno ne vede l'angolatura che vuole, insomma, però c'è una vocazione dei cristiani a pacificare, insomma, ecco. Che quella sia davvero la via, nel senso, quanto poi secondo lei, professore, questa attenzione, questo impulso al dialogo che dà Papa Francesco, che ritiene ormai inevitabile, e d'altronde la pace ormai è necessaria, e questo l'abbiamo capito tutti, ma quanto le sue parole possono davvero dare un nuovo corso alle diplomazie, alle cancellerie, al di là di questa epocale e nuova
visita, che là sarà veramente poi anche una sfida per noi giornalisti commentare, la preghiera di un capo di Stato palestinese che non si parla, o almeno non attivamente, con un altro capo di Stato, e invece insieme li troveremo a pregare a Santa Marta probabilmente. Sì, io qui quasi mi smentisco subito, certamente occorre parlare ai cuori, c'è anche la via della diplomazia certamente. Io penso che quando nel settembre scorso Papa Francesco ha convocato quella preghiera in Piazza San Pietro e ha come messo uno stop ai rumori di guerra che c'erano, che già si sentivano sulla Siria, e anche la sua lettera a Putin, la sua lettera ai grandi della terra riuniti a San Pietroburgo, ha prodotto l'arresto di questo inizio di guerra che sembrava che dovesse cominciare da un momento all'altro, questo bombardamento, questi interventi. Quindi, voglio dire, Papa Francesco è stato capace in questa circostanza di incidere sulle sorti di un popolo, il popolo siriano, e quindi sulla possibile guerra. Marco, eri tu stamattina che invocavi, non dimentichiamo anche il potere della preghiera, perché Papa Francesco, Papa Francesco, ma Papa Francesco chiede di pregare, e ancora una volta l'ha fatto per la Siria, lo chiede anche adesso per la Terra Santa. Sai cosa stavo pensando? Che abbiamo appena visto la cosa forse più incomprensibile e più enigmatica per un non credente o per un non cristiano o per un non cattolico, l'Eucaristia. Sembra la cosa più, appunto, più difficile, più strana, più indicibile, figuriamoci poi in televisione, intanto che rivediamo il Papa che ricompare nel cenacolo. Esatto, è andato a vestirsi in sagrestia e adesso ritorna. Ecco, però ancora la sua borsa. Esatto. Ecco la sua valigia. È ormai la partenza imminente, la partenza imminente. E però, appunto, i sacramenti, che sono questo tesoro della Chiesa, ancora una volta non sono una proprietà dei cristiani che si tengono stretti, ma diventano un'occasione di servizio, di apertura, sono gesti tra amici, quindi è ancora una volta un linguaggio profondamente umano. Cioè, quando i cristiani celebrano l'Eucaristia, quando pregano, non fanno qualcosa per distinguersi dagli altri, ma fanno qualcosa che testimonia profondamente la loro umanità. Se noi questo riuscissimo a Santa dirlo, magari non tanto noi giornalisti, ma come credenti, questo sarebbe un... Riuscissimo a viverlo, perché hai detto una cosa, è la cosa più incomprensibile, perché è la cosa più grande, perché noi vediamo opera di noi, parole, gesti, pane, vino, ma non è solo opera nostra, è l'opera di Dio. E allora tutta la storia è anche opera di Dio, non è un fattore della storia che ci sia o non ci sia, la storia va avanti uguale. Dio c'è nella storia, Dio la muove la storia. Certo, ci chiede di darne poi dei segni. Ed è interessante che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice di fare memoria di un gesto, che è lavarsi i piedi o lavare i piedi agli altri. Nei Vangeli sinottici dice di fare memoria di lui che dà la sua vita. Far memoria di lui che dà la sua vita diventa lavare i piedi agli altri. Gesti umani, gesti dove c'è l'opera di Dio. È chiaro che questa è una lettura di fede, altrimenti diventa una raffigurazione, una scena, certo, l'Eucaristia. Però è interessante che la conclusione di questo viaggio, che ha toccato tante di queste cose, avviene nell'Eucaristia, in cui l'uomo mette tutto il suo lavoro, il pane e il vino, la sua presenza, e dice grazie, dice grazie a Dio e invoca Dio perché queste cose le faccia diventare cose sue, diventa il corpo e il sangue di Cristo. È la proposta, direi, in questa storia, ma anche una proposta escatologica, che è tutta l'opera di Dio, che lavorare per la pace, il costruire, diventi davvero regno di Dio, presenza di Dio nella storia. Ma il cristianesimo anche deve essere anche questa profezia, no? Quello che prima, mi pare, dicevamo, c'è qualcosa che viene dall'alto, che la realtà non è quella, solo quella che noi vediamo. Certo. C'è un'altra realtà dentro. Ecco, credo che questo gesto, forse sotto certi aspetti, il meno appariscente. Noi gli abbiamo dato tanta importanza perché
per la prima volta in forma così ufficiale si può celebrare la messa nel cenacolo, ma in realtà è il gesto di ogni giorno. Sì, e poi noi abbiamo enfatizzato tanti gesti del Papa in questi giorni, che ha appoggiato la mano sulla barriera, sul muro di Betlemme, la barriera difensiva, sul muro del pianto, ha stretto mani, ha baciato, ha abbracciato, però poi la verità ultima dei gesti è in questo gesto quotidiano dei credenti, che ogni giorno si riuniscono nella semplicità di questo gesto per dire proprio grazie al Padre. Non è un caso che abbia la celebrazione eucaristica al Cenacolo sia anche l'ultimo atto, al di là adesso di un eventuale discorso all'aeroporto di Commiato, attenzione, è l'atto di chiusura di questo pellegrinaggio, di questi 3 giorni faticosissima, e adesso Papa Francesco sta uscendo dal Cenacolo. Voglio sottolineare due cose che ho carpito al volo: da una parte Sua Santità preghi per la Siria, dall'altra ci rivediamo a Nazareth. L'auspicio di Papa Francesco, che è quello che ha detto spero di tornare a Nazareth, probabilmente si concretizzerà, questo poi è anche il nostro augurio, proprio quanto prima. E chissà che veramente Monsignor Cetoloni non ci ritroviamo qua a breve a raccontare anche questo nuovo pellegrinaggio nel nome della famiglia. Allora, siamo in grado di potervi riproporre dei passaggi dell'omelia di Papa Francesco. Abbiamo detto una scelta precisa, quella di chiudere con la celebrazione eucaristica. Riguardiamo e poi dopo, se volete, li commentiamo insieme. Incominciamo. È un grande dono che il Signore ci fa di riunirci qui nel Cenacolo per celebrare l'Eucaristia. Mentre vi saluto con fraterna gioia, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai patriarchi orientali cattolici che hanno preso parte in questi giorni al mio pellegrinaggio. Desidero ringraziarli per la loro significativa presenza, a me particolarmente preziosa, e assicuro che hanno un posto speciale nel mio cuore, nella mia preghiera. Qui dove Gesù consumò l'ultima cena con gli apostoli, dove il risorto apparve in mezzo a loro, dove lo Spirito Santo scese con potenza su Maria e i discepoli, qui è nata la Chiesa. Ed è nata in uscita. Da qui è partita, con il pane spezzato tra le mani, le piaghe di Gesù negli occhi e lo spirito d'amore nel cuore. Gesù risorto, inviato dal Padre nel Cenacolo, comunicò agli apostoli il suo stesso spirito e con la sua forza li inviò a rinnovare la faccia della terra. Quando Monsignor Cetoloni ci si interroga sulla valenza politica dei gesti di questo pellegrinaggio, quando invece Papa Francesco lo ha detto dall'inizio, vado in pellegrinaggio per rinnovare il ricordo di quell'abbraccio di 50 anni fa, quando ci si sforza di trovare un significato recondito dietro questa trasferta, basterebbe ritornare a queste precisazioni. È un pastore, è il vescovo di Roma che va in Terra Santa ed è un prete che celebra messa. E dice questa espressione che anche per me è nuova: qui è nata la Chiesa, è nata in uscita. Tutti nasciamo uscendo, eh? Un bambino nasce in uscita. E qui dietro credo che ci sia proprio la memoria di quella cena di Pasqua che ricordava un popolo che nasce uscendo, no? La liberazione dall'Egitto. E la Chiesa per essere tale deve essere sempre in uscita, è quello che lui continua a dirci, una Chiesa che non si ferma, una Chiesa che va. Ma quest'altra espressione bella, da qui è partita, con il pane spezzato tra le mani, l'Eucaristia, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo spirito d'amore nel cuore.
le piaghe di Gesù negli occhi, cioè l'aver visto il suo Signore morto, risorto, ma che continua a mantenere, ad avere queste piaghe, ad averle negli occhi. Cioè, se io ho una cosa negli occhi, tutto quello che vedo lo vedo attraverso quello che ho negli occhi. Cioè, riuscire a vedere anche le piaghe che sono nel mondo con quello che è stato Gesù, ha vinto anche questo dolore. E lo spirito d'amore, d'amore nel cuore. Ecco, un prete, papa, che va in questa terra, ci va per questi motivi. Ma quanto sono veri questi motivi anche per la politica, per i problemi sociali, per la giustizia? Perché quale giustizia più grande di colui che ha fatto giustizia dando la vita perché noi fossimo giustificati davanti a Dio? E quale realismo più grande di quello di avere negli occhi le ferite gloriose di Cristo? Cioè vedere anche nel dolore, nella ferita che continua ad esserci nel mondo, un possibile passaggio, una possibile manifestazione. Ecco, è un fatto religioso, ma il fatto religioso non è fuori di tutte le altre cose, e credo che il fatto religioso vissuto così poi ha delle incidenze che tutti gli altri fatti, la diplomazia che ci vuole, la politica che ci vuole, l'organizzazione che ci vuole, non riesce a dare questi segni di speranza che questo ha dato. Ecco, a proposito di chiesa in uscita, uscire significa diffondere, non significa dimenticare il luogo da cui si è partiti. Secondo passaggio. Uscire, partire, non vuol dire dimenticare. La chiesa in uscita custodisce la memoria di ciò che qui è accaduto. Lo Spirito Paraclito le ricorda ogni parola, ogni gesto, e ne rivela il senso. Il cenacolo ci ricorda il servizio, la lavanda dei piedi che Gesù ha compiuto come esempio per i suoi discepoli. Lavarsi i piedi gli uni agli altri significa accogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a vicenda. Vuol dire servire il povero, il malato, l'escluso, quello che mi è antipatico, quello che mi dà fastidio. Il cenacolo ci ricorda con l'Eucaristia il sacrificio. In ogni celebrazione eucaristica Gesù si offre per noi al Padre perché anche noi possiamo unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre gioie e i nostri dolori. Offrire tutto in sacrificio spirituale. E anche il cenacolo ci ricorda l'amicizia. Non vi chiamo più servi, disse Gesù ai dodici, ma vi ho chiamato amici. Il Signore ci rende Suoi amici, ci confida la volontà del Padre e ci dona se stesso. E questa è l'esperienza più bella del cristiano e in modo particolare del sacerdote. Diventare amico del Signore Gesù e scoprire nel suo cuore che Lui è amico. Il cenacolo ci ricorda il congedo del Maestro e la promessa di ritrovarsi con i suoi amici. Quando sarò andato, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, anche voi. Gesù non ci lascia, non ci abbandona mai, ci precede nella casa del Padre e là ci vuole portare con sé.
servizio, sacrificio e amicizia. Tre ospiti adatti, ospiti per modo di dire, Marco, compagni di viaggio adatti per poter declinare queste tre parole. Servizio, professore, non è che la politica e la diplomazia, le cancellerie falliscano in Terra Santa, anche perché ci si è troppo allontanati dall'idea che in fondo sono nate per servire un popolo, per servire i diritti di un popolo. Ma sì, la politica è spesso diventata una difesa di interessi in Terra Santa, dell'uno, dell'altro gruppo, etnia, in questo senso non è più un servizio. In senso cristiano, bisogna dire, nel Vangelo c'è scritto che chi vuole essere grande tra voi sia al servizio. E quindi la politica non esclude che si possa essere ambiziosi di voler fare cose grandi, certo. Non c'è niente di male a pensare di voler fare cose grandi, anche a riconciliare i popoli, a portare la pace, però questo si fa col servizio, in effetti, quindi c'è una radice evangelica di questo. Monsignor Cetoloni, servire è una cosa grande. Papa Francesco ce l'ha detto dall'inizio: se vuoi essere ricco devi imparare ad essere servo. Non è stato molto originale, ce l'ha insegnato Gesù questo, eh? Più grande tra voi si faccia il servo di tutti, ed è la strada che Gesù ci ha insegnato. Non si è tenuto le sue ragioni, dice il più antico inno che conosciamo della lettera ai Filippesi, ma li ha messi da parte e si è messo al di sotto dei torti altrui per portarli. È un progetto di vita. Ed ecco che quel suo lavare i piedi, anche se lo fa ovviamente il Giovedì Santo, ritorna come una necessità in Papa Francesco, quella sì, riproposizione continua. Nel testo poi ha aggiunto di suo, no? Anche quello che ti è antipatico, sì. Quello, ha questa capacità di dire che non c'è bisogno di solo dei gesti grandi o degli interventi grandi, ma anche per ognuno c'è questa vocazione, questa possibilità. Marco, l'amicizia, questo è stato il viaggio dell'amicizia. Papa Francesco non è partito da solo. Sì, perché appunto bisogna servire, essere a servizio, però a un certo punto Gesù dice: non vi chiamo più servi ma amici. Quindi fa un rilancio, mi sembra, nel senso che non si parla più di un Dio padrone e di servi che hanno paura del padrone, hanno paura del castigo, hanno paura, cioè si instaura un nuovo livello, una dimensione diversa, liberante, di libertà, che è poi appunto la stessa dinamica, scusami la brutta parola dinamica, ma non me ne viene un'altra, di quello che abbiamo visto tra Francesco, meglio Jorge Mario Bergoglio, Abraham Skorka, Omar Aboud, forse ce l'ho fatta dire tutti e tre i nomi giusti. Al terzo giorno ce l'abbiamo fatta. Cioè questi tre amici che insieme fanno questo pellegrinaggio alle radici della propria fede, che sono radici non segno di, appunto, di sottomissione a un Dio padrone che ti chiede di privarti della tua libertà, ma appunto a un Dio di libertà che ti fa più uomo, che ti rende più libero. In questo senso, appunto, la parola di Gesù è rivoluzionaria: non vi chiamo più servi, ma amici. Ancora le parole di Papa Francesco, un nuovo, anzi è l'ultimo passaggio che vi riproponiamo. Ma il Cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità. Chi è colui che tradisce? Il tradimento. E può essere ciascuno di noi. Non solo e sempre gli altri a revivere questi atteggiamenti quando guardiamo con sufficienza il fratello, lo giudichiamo quando con i nostri peccati tradiamo Gesù. Il Cenacolo ci ricorda la condivisione, la fraternità, l'armonia, la pace tra di noi. Quanto amore, quanto bene è scaturito dal Cenacolo. Quanta carità è uscita da qui, come un fiume dalla fonte, che all'inizio è un ruscello e poi si allarga e diventa grande. Tutti i santi hanno attinto da qui. Il grande fiume della santità della Chiesa
sempre prende origine da qui, sempre di nuovo dal cuore di Cristo, dall'Eucaristia, dal suo Santo Spirito. Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita della nuova famiglia, la Chiesa, nostra Santa Madre Chiesa gerarchica, costituita da Gesù risorto. Una famiglia che ha una madre, la Vergine Maria. Le famiglie cristiane appartengono a questa grande famiglia e in essa trovano luce e forza per camminare e rinnovarsi attraverso le fatiche e le prove della vita. A questa grande famiglia sono invitati e chiamati tutti i figli di Dio, di ogni popolo e lingua, tutti i fratelli e figli dell'unico Padre che è nei cieli. Questo è l'orizzonte del Cenacolo, l'orizzonte del risorto e della Chiesa. Da qui parte la Chiesa, in uscita, animata dal soffio vitale dello Spirito. Raccolta in preghiera con la Madre di Gesù, essa sempre rivive l'attesa di una rinnovata effusione dello Spirito Santo. Scenda il tuo Spirito, Signore, e rinnovi la faccia della terra. Professor Morozzo della Rocca e Monsignor Cetoloni, che cosa ricordate, che cosa raccontereste di questo viaggio? Non vuole essere un bilancio, perché è impossibile, però io ricorderei sul piano della politica la sua proposta di pace, la sua sensibilità per le sofferenze di quei popoli, comprese le sofferenze del popolo siriano che è vicino, ma i cui profughi sono anche, per esempio, in Giordania, dove è stato all'inizio del viaggio. Poi c'è l'ecumenismo, questo abbraccio con il patriarca Bartolomeo, che il termine non è bello, ma rilancia l'ecumenismo, che spesso è stanco per colpa degli uomini, insomma, ma è un rilancio, e anche quella dichiarazione comune mi sembra impegnativa e anche molto chiara nel dire il dialogo della verità, il dialogo della carità, e poi i martiri ci rendono uniti. L'ha detto poi abbraccio, al di là della dichiarazione. E quindi direi c'è questo, c'è la comprensione della bellezza e della sofferenza di quelle terre. Monsignor Cetoloni. Accanto a queste cose, direi i gesti, tanti gesti molto semplici che lui ha fatto e che ci dicono la possibilità, ecco, dell'amicizia, del contatto, del guardarsi in faccia. E poi le sue parole sono sempre molto semplici e rischiano un po' di passare veloci. Noi dobbiamo portarci e riprendere molto in mano le parole con cui ha illustrato questi gesti. Penso alla preghiera a Yad Vashem, penso alle cose che ha detto al Cenacolo. Ogni momento ha questa ricchezza, per cui credo che dobbiamo andare oltre l'emozione splendida di questi tre giorni e vedere quello che lui ha consegnato in gesti e parole e farne memoria. Una delle parole anche del Cenacolo, e direi di quest'ultima immagine, essere custodi, e termina con l'immagine dell'Eucaristia, cioè termina con l'opera dell'uomo e l'opera di Dio, ma che ogni giorno è possibile realizzare nelle nostre piccole realtà.